Io lavoro, penso a te. Torno a casa, penso a te. Gli telefono, intanto penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. Benvenuta Mimì Caruso nella mia trasmissione Sopra un'ottava. Ciao Mimì, come stai? Tutto bene, te? Bene, anch'io, dai, la giornata volge al termine, quindi quella più pesante adesso finalmente c'è un momento bello, che parliamo di te, di musica, e ti presento un po' al nostro pubblico, perché sei una vincitrice della nona edizione, attenzione, di Fantastico Festival. Bravissima! Io devo dire che è un giuria, che ti ricordi preso da 3.000 cose, ho visto in te davvero un talento. Grazie mille. E quindi meritatissima questa vittoria. Parliamo di te, perché da bambina so che subito familiarizzi presto, no? Con la musica, è vero? Allora, io con la musica devo ringraziare tanti i miei genitori perché loro attraverso un giornale hanno trovato un coro di voci bianche per bambini e da quando avevo 6 anni ho iniziato questo mondo corale, quindi ogni sabato andavo lì e ci esercitavamo con le canzoni dello Zecchino d'Oro oppure con delle canzoni pop, facevamo tipo i medley. E quindi sì, mi sono innamorata soprattutto del soul, blues, tutto quel mondo lì, black, soprattutto quando ho avuto il mio primo leading role, il mio primo ruolo da solista, che è stato a Natale, all'età di 8 anni, ho fatto Happy Day e quindi da lì mi sono concentrata di più sul soul, R&B, anni 2000, ho cercato un pochino voci scure, quindi ecco, siamo qua. Beh, poi ho Happy Day, ragazzi, cioè, vedi, mi viene già subito da muovere le mani, le dita, non riesci a stare ferma con questa canzone. E l'hai sentita subito tua, è vero? Sì, mi è proprio piaciuta, cioè subito, quando mi hanno dato il ruolo non sapevo che Happy Day facesse parte di Sister Act, quindi la sera stessa me lo sono guardata con i miei genitori, quindi anche da là è partito Diciamo la stella. E io so anche un'altra cosa, la voglio raccontare in pubblico, non me ne volere, ma è una cosa carina. va bene. Sì, mi ha raccontato la tua mamma nei giorni scorsi, sì, perché loro sono andati a un concerto di Zucchero e ti hanno portata quando avevi 2 anni, dicevano, piccola piccola, tu invece praticamente guardavi, però a un certo punto ti sei girata, hai dato la spalla a Zucchero e al pubblico facevi così come invitavi, no? Proprio la gente a ballare, e tutti che ridevano ovviamente per questa tua Raccontata performance. su mia mamma, è una storia che racconta spesso. Sì. Sì. Io da fan anche di Zucchero mi piaceva raccontarla anche questa cosa. Beh, No, sì, mi è piaciuta la musica, cioè, da quando mi ricordo, cioè, i ricordi più importanti per me sono sempre collegati alla musica oppure alle cuffie che ho sempre. E io letteralmente, le mie cuffie sono le mie bimbe e letteralmente io cammino per la strada anche per dare un senso romantico alla vita. Mi piace mettere le cuffie, ascoltare le canzoni e guardarmi attorno. bello, anche io lo faccio spesso, sì, proprio la musica deve entrare dentro, sempre nel DNA.
per farla tua. Bello, Sì. bello, siamo empatiche, dai. Vero. E poi sei entrata anche in coro gospel anche. Ho fatto 2 anni di coro gospel e anche là è iniziato tutto il church choir, quindi ho iniziato anche di più a appassionarmi su cori afroamericani e ho iniziato a studiare bene le estensioni e tutti quei ritmi che hanno e quindi sì. E da là poi anche ho iniziato a scoprire di più canzoni vecchie, cioè artisti vecchi, per esempio, che ne so, il mio preferito Otis Redding oppure, vabbè, Nina Simone, quindi ho proprio il mio bagaglio di pezzo, cioè di personaggi grossi, così. Grossi, e beh, sì, sicuramente dei personaggi da esempio che fanno solo bene a te, al canto e dove vuoi arrivare. E poi so che hai aggiunto anche il pianoforte, stai prendendo lezione di Sì. piano. Ora molto recente, ho deciso di fare pianoforte non tanto per suonarlo, ma per essere più intelligente e meno fastidiosa possibile quando devo lavorare con musicisti e in generale per non essere ignorante sulla materia. Quindi ho imparato pianoforte soprattutto per non essere ignorante quando mi ritrovo con professionisti. Eh beh, è un bel pensiero che hai verso Come il bello tuo obiettivo. suonare quando magari ho gli amici a casa, suonare qualcosa, quello sì, ci sta sempre. Però il mio primo campo è quello. Brava, brava, complimenti. È giusto, viva e porti avanti perché sappiamo che hai 7 anni, ragazzi, quindi no, hai una vita davanti e tante belle porte, no, che ti apriranno. Spero. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto? Allora, ho tanti sogni nel cassetto, però sono molto, come si può dire? Non mi piace tipo dire più grandi perché ho paura che poi non si avverano, sono molto strana su queste cose qua, però un obiettivo che vorrei tanto avere, soprattutto in questi anni così, è essere conosciuta come emergente, quindi provare a scrivere i miei pezzi, già ne ho due, di cui uno è il lavoro, e quindi in poche parole essere conosciuta soprattutto quest'anno come un emergente a sfondare nel mondo della musica. E poi onestamente come obiettivo vorrei fare letteralmente un terremoto, vorrei stravolgere l'industria musicale italiana e vorrei provare a giocarci di più, cioè non copiare altri artisti, perché ormai siamo nel 2023 e non riesco a distinguere tanti cantanti, cioè non riesco a distinguere chi è chi, fanno tutti la stessa cosa e penso che sia una cosa, cioè penso che sia un peccato perché possiamo sperimentare tanto con sia a livello di scrittura e a livello di melodia possiamo sperimentare tantissimo, però ci sono tanti limiti che magari o è la paura o in generale si è arrivato a un punto dove si pensa solo ai soldi. E quindi vorrei iniziare qualcosa di nuovo, perché cioè, poi mi continuo a dire che il mio genere in Italia non funziona, però penso che se non si inizia non funzionerà mai. Esatto. Quindi vorrei provare a fare qualcosa di diverso in italiano, ma anche in inglese, però in generale qualcosa di diverso, che è qualcosa che mi piacerebbe a me in primis ascoltare. E quindi sì, ci sta. Beh, beh, e so anche che vuoi creare una band, mi dicono Sì, così. ho una piccola band, stiamo facendo i nostri pezzi. Adesso abbiamo 16 pezzi nella nostra playlist. E ne abbiamo pronti 8, quindi va Vai, bene. e ha un nome questa band? Aspetta, No, non ancora. vabbè, non ho chiesto perché. Non ancora. Letteralmente il nostro gruppo WhatsApp si chiama Bo, letteralmente. E quindi sì, ci divertiamo con la musica e dobbiamo ancora trovare il nome della band. Dobbiamo ancora trovarlo, questo sì. No, ma anch'io ho detto, cioè, boh, non è che ci sta. Ma letteralmente, Magari con l'H finale, due volte, boh, ci perché è pensate. una
parola esotica, boh, in effetti Infatti, è già quindi scusa. distintivo senza uno scervellarsi troppo per tempo. Ma senti, la scelta del brano che hai portato sul palco di un fantastico festival, bella, anche tutta comunque la reinterpretazione, l'arrangiamento, complimenti, Seven Nation Army, no? Allora, io quella base l'ho presa da questo gruppo che si chiama Postmodern Jukebox, che loro prendono canzoni famose di adesso, le trasformano, provano a giocarci e vedono, cioè pensano, com'è che starebbe su uno swing negli anni 60? E quindi mi piace molto che giocano con queste cose e approvo molto, quindi alcune volte provo a fare anche con la mia band, proviamo a fare le versioni, quindi è divertente. Complimenti, mi è piaciuta, forse è la primissima cosa che ho notato, poi il resto Grazie ovviamente alle tue competenze vocali, il tuo modo di porti, eccetera, però sì, mille. molto, molto, molto. Ma senti un po', ma è vero che ti hai rotto un tacco? Palco o è una bugia bianca? Allora, questa è una disavventura che è successa, molto divertente. Allora, stavo parlando con questo mio amico e con questa mia amica Ellie, cioè lei anche lei è bravissima, anzi stai guardando questo Ellie, ti amo tantissimo, sei bravissima. E stavo parlando con loro e a un certo punto boh, volevo fare l'acrobata, quindi mi sono messa sui tacchi, mi stavo guardando in giro, a un certo punto, tac! Non ho capito più niente, l'ho guardato per terra e ho detto... No. E niente, là a un certo punto ero indecisa se andare o a piedi nudi oppure con le scarpe. La E mi sono ginnastica. detta: no, dai, andiamo con le scarpe che fa anche un bel fit, magari faccio una nuova moda. Quindi sì, ho detto: no, no. Sì, perché anche io ho un occhio anche su queste cose, volevo chiedertela appunto se era un gioco bonario oppure era proprio vero che è successo questa cosa. Ecco, però allora, da ora in avanti sai che devi vestire con eleganti, ma le scarpe devono essere da ginnastica, ormai è così. Là sono strana di mio col mio stile, quindi mi piace tanto mixare gonne con pantaloni, con cioè mi piace tantissimo, quindi vedremo, vedremo. Bene, bene. Una qualità su di te da dire al pubblico? Una qualità, oddio. Ah, domandona, difficile. La qualità che sono una persona forse anche troppo sensibile alcune volte, e quindi sensibile slash molto empatica, e quindi trovo in generale ispirazione anche magari da una sola scena di un film. Se vedo anche leggermente gli sguardi che sono più intensi, oppure in generale l'energia, prendo il quadernino e inizio a scrivere. Quindi sì, sono una persona molto stupidamente sensibile e penso che sia una qualità grandissima che alcune volte però si può trasformare in una cosa stancante. Però ci sta, ci sta. Mi piace questa qualità di me, sto scoprendo come farla diventare una potenza. E sì, mi piace, però ci sono alcune volte. Sì, va Alcune bene. volte, sì, ma essere cioè, empatica profondamente, capire le energie, le aure in generale, alcune volte è molto stressante. Però per il resto sono molto grata di aver avuto questa possibilità di sperimentare questi sentimenti in questa vita. Sono molto grata. Fanno il tesoro, davvero. Ora si tratta solo di modulare, no? Quello che hai già. Quindi, Poi, sicuramente. cioè, sono molto grata perché grazie a queste tue qualità riesco a sentire le canzoni che canto molto profondamente, forse anche più del normale, però molto profondamente. Cioè, mi piace proprio trovare una situazione che posso trovare empatia nel testo della canzone e proprio iniziare,
Cioè, ma anche mi aiuta tanto la mia terapia, tante volte la mia terapia è andare sul palco e farmi sentire per far vedere che, ok, io sto passando questa cosa. Sentitemi, aiutatemi, guardatemi perché sto sentendo questa cosa e ho bisogno di darvela a voi. E quindi, in generale, penso che il canto e in generale la musica sia uno strumento di terapia per me, posso parlare per me, che onestamente dai testi, cioè io sono una persona che tende prima a leggere il testo, se il testo non mi dà niente, non mi dà una situazione, cioè non mi dà quella sensazione che proprio ti dice sì, fallo, non lo faccio. Quindi io guardo proprio prima il testo e poi se la melodia si sposa benissimo col testo, è perfetto. Comunque è quello che ho notato nella tua esibizione, anche questo, ed è quella cosa in più che altri non hanno avuto, ma non perché per demerito, ci mancherebbe, però è una caratteristica che nota alla fine, è vincente anche nella vita stessa, per cui insomma avrei successo, ne sono convinta e te lo scrivo se vuoi. Grazie Cosa vogliamo aggiungere, Mimì, in mille, grazie mille. questa Oh, sede? volete ascoltarmi? Mi Ecco. potete trovare su YouTube. Tra poco esce il mio primo singolo e sono molto emozionata. Devo rifinire alcune robe, però tra poco esce. E niente, su Instagram mi potete trovare come la Mimì Caruso. Lì condivido la mia vita e possiamo vedere anche alcuni pezzi dove canto, però soprattutto la mia vita perché voglio farmi conoscere prima. E poi niente, divertitevi, non fate cavolate, rispettate sempre il prossimo e nulla, divertitevi. Esatto, e non perdere mai quella risata Va emozionante. Quella ci sta, anche quella che devi. sempre. Ci sta sempre, sempre col sorriso, affrontare le cose, il palco, le situazioni. Bene, Mimì, grazie e ringraziamo anche per tutto il fantastico festival, tutta l'organizzazione che sono stati splendidi, i vari anche vincitori, abbiamo giusto due, c'è cioè il miglior premio inedito, cosa dici ad Alice De Francesco? Ah, È vero? meravigliosa, Ali. Shout out to Ali, shout out to her. Esatto, il premio della critica da Arianna Gelli che ho dato io tra l'altro, quindi insomma sono momenti unici che non si dimentica e tutti gli altri appunto ragazzi di gamba. Sì. Allora, buone cose, in bocca al lupo, buona scrittura, andiamo il video, lasciamo il pubblico con la tua esibizione. Spero che vi piaccia. Ok, Sicuro. Ciao Mimì. ciao, Grazie, buona grazie mille. serata. Fare vedere le tue scarpe per favore al pubblico. Ecco, queste scarpe che Mimì indossa non erano quelle della serata, perché quelle bellissime nere coi tacchi si sono rotte 5 minuti fa. Com'è? Cosa vuol dire avere questo intoppo Ma all'ultimo? tutto bene, tutto bene. Ma sì, che problema c'è? No, perché allora c'erano due opzioni, o così o scalza. Poi hai visto quella di prima che è E tornata sofferente e ha detto no, no, infatti, mi metto le io ho detto scarpe. no, dai, mettiamo le scarpe. Vai Mimì, tocca a te, ci siamo. Mimì Caruso ci canta Seven Nation Army. Ho bisogno di una mano, quindi tipo. I'm gonna fight them all. A seven nation army, good and old me back. They're gonna rip it up, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. And the message got me from my eyes.
Complimenti, complimenti. È troppo grande la città per due che come noi sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa, è tardi, penso a te, t'accompagno e penso a te. Non sono stata divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudi gli occhi, vedo te. Io non dormo e penso a te. Oggi, presso il Music Corner del Mercato dell'Usato di Chiavari, potete trovare un amplificatore per basso Ibanez, modello IBZ-10B. Come potete vedere dalle foto, è in ottime condizioni. Venitelo a provare con il proprio basso presso il Music Corner del Mercato dell'Usato di Chiavari, e può essere anche un'ottima idea per Natale.